Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno di mercoledì 2 novembre 2022. Nel giorno in cui commemoriamo i nostri fedeli cari defunti, la liturgia ci offre la possibilità di avere tre schemi, quindi ne scelgo uno, scelgo il primo, probabilmente il più frequentato per commentare la liturgia del giorno e quindi a questo faccio riferimento. Il primo schema ci offre il testo di Giobbe 19. Ora, entrare nelle questioni del libro di Giobbe è abbastanza complesso, ma Giobbe prega per avere un redentore, uno che lo riscatterà oltre la sua vita. Questo testo, attraverso la tradizione latina, è entrato anche nella liturgia cristiana come un grande grido di risurrezione. Probabilmente non è così, soprattutto nella lettura del testo di Giobbe, perché qui Giobbe chiede un altro giudice, cioè chiede che Dio trasformi il suo atteggiamento che lui percepisce come ostile e lo trasformi invece come un atteggiamento rassicurante e di salvatore e di redentore. Però nello stesso tempo la sua speranza è ferma. Come lanciare oltre quell'ostacolo e quel limite che è la morte la sua stessa speranza. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. E questa esperienza sarà un'esperienza nella sua speranza di carattere personale. Ecco, questo grande grido e questa grande speranza che Giobbe esprime è di una pienezza che in Dio, soltanto in Dio, si può trovare. Ecco, dinanzi alla morte, soprattutto alla morte dei nostri cari, mi pare qualcosa di molto evidente, cioè ci rendiamo conto in un attimo che i nostri affetti più grandi, le nostre ricchezze più grandi, sono poste soltanto nelle mani del Signore. E così la seconda lettura, il testo di Romani, in questo capitolo quinto, parla di una speranza che non delude. L'Apostolo Paolo parte da una questione molto pratica, cioè se Dio ha voluto riconciliarci quando assolutamente eravamo dediti a fare altro con la testa molto lontana da tutto questo e ha voluto morire per noi per riconciliarci con Lui, figuriamoci adesso che siamo riconciliati con Lui se addirittura non possiamo vantarci di tutto questo, perché Lui è veramente per noi. E questa cosa, questa verità che non è soltanto qualcosa che sta nella testa ma che scende nel cuore, ci scende attraverso la botola, attraverso il sentiero della fede. E nella fede che cresce nel Signore si alimenta questa speranza, e questa speranza non solo costituisce una consolazione, ma anche un percorso nella nostra esistenza. Il Vangelo che ci è proposto poi è un testo del Vangelo di Giovanni, ma ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dicevo, un testo del Vangelo di Giovanni. Gesù sta commentando, o meglio ancora, deve fare i conti con un atteggiamento abbastanza ostile dei suoi interlocutori. Ha appena detto che è il pane di vita disceso dal cielo e ne esplica la potenza, la potenzialità con queste parole: colui che viene a me non lo caccerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E quindi tutto il Padre, tutto ciò che il Padre mi dà, io lo accoglierò. E poi ci spiega che cosa significa tutto questo. Questa è la volontà del Padre, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui,
quindi lo riconosce in quanto Messia, e lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La vita eterna nel Figlio, ma anche con un riferimento all'ultimo giorno, cioè quel compimento che soltanto in Gesù Cristo ci è possibile. Dobbiamo fare almeno due considerazioni, soprattutto in relazione alla vita dei nostri cari. La prima, che dobbiamo essere consapevoli nel cammino di questa esistenza di quanto siamo fragili e di quanto dipendiamo da questo compimento che non è nelle nostre mani. La seconda cosa, quanto dobbiamo porre la nostra vita su queste basi invece estremamente solide. Sì, ci sono tante cose nel mondo, ci sono anche tante cose belle, tante cose che ci danno l'esperienza, la pienezza della vita, tutto il resto, ma devono essere tali da non offuscare quello che deve essere invece il fondamento. Il vero fondamento è la nostra speranza che risiede nel Signore, e in virtù di questa speranza oggi ci ricordiamo in maniera particolare dei nostri cari defunti e li raccomandiamo al Signore presso il suo altare. Grazie ancora per avermi seguito, io vi do appuntamento a domani.